Ci sono delle questioni che negoziando tra due parti non si riesce a risolvere. Ci vuole un terzo che ci aiuti. Con chi, come e dove posso negoziare al meglio il mio conflitto per risolverlo e non chi posso trovare che ucciderà il cattivo che è in conflitto con me, il cattivo ovviamente è sempre l'altro. Occuli, come si suol dire, no, è dalle parti causato di un difetto, da un errore professionale, nessun carta problema. Canta Villandorme, sì, va bene, carta canta, tutto quello che dice, tutte queste belle citazioni in latino, e fa l'avvocato, io rispetto il suo lavoro. Scusi, ma finire l'avvocato a me, sì, però, dire, sembra che comunque mi state veramente mettendo con le spalle. Se lei non ammette assicurazione, perizia, l'errore l'ha fatto, della sua assicurazione, mi dia questo, mi dia questo. Ci vediamo in tribunale. E ci vediamo in tribunale. Assolutamente sì. Il cittadino comune è abituato a pensare c'è un buono e c'è un cattivo e i due combattono finché alla fine la ragione vince e il torto perde. Chiunque abbia visitato aule di tribunali sa che la ragione e il torto, il buono e il cattivo frequentano poco le aule dei tribunali, senza nulla togliere alla tecnicità e all'importanza del diritto. Alcune grandi cause possono stabilire dei grandi principi che possono essere di grande civiltà e che definiscono i diritti degli uni e degli altri. Ma quando la litigiosità diventa la mera occasione per farsi valere su qualcun altro, pensa alle vicende condominiali, pensa alle liti di confine, pensa alle liti di successione, poi stanno 20 anni a litigarsi davanti a tutti, a diversi giudici. No, non devi neanche pensarlo a quello. Mi occupavo io di tutte le cose di papà. No, non mi intervenisci, come? Di tutta la sua malattia. Io sono andato da papà quando potevo. Non te ne sei mai occupato, me ne sono occupata io. Sto solo cercando di avere un po' di giustizia. Della delega sul conto c'ero io, tu non hai nessun diritto di parlare. Sai, in queste cause in tribunale le bastonate sono piuttosto... Sì, però bisogna che il tuo cliente la smetta di far vedere quei conti e pretendere la metà di quei soldi. E cosa dovrebbe pretendere? Vedi, ci sono cose che tu non sai, ma che sa l'altra parte. E questa parte, assistita da un altro avvocato come te, non te le dirà. Non te le dirà perché pensa che se le giocherà in tribunale al momento opportuno. Inevitabile. Il solito rinvio di 2 anni. Ma adesso come facciamo a dirle che... Non lo so, è un grosso problema. Ma io come avvocato, come posso relazionarmi con il mio cliente nella mediazione? Io partirei da un'immagine. Il processo è un po' come un duello. Sai quei duelli alla pistola che facevano nell'Ottocento o forse anche prima, dove c'è una attenzione maniacale dedicata tutta alla preparazione, fino a quando si spara, probabilmente quell'unica palla. Siamo come ipnotizzati da questo modello individualistico che si deve vincere. Sono il mediatore che è stato nominato dalla Fondazione Equitas per aiutarvi. Non sono un giudice e non sono un arbitro. Il modello della negoziazione che c'è nella mediazione non vede un vincente e un perdente. È uno schema diverso dove entrambi vincono, perché il conflitto è un problema come un altro. Un problema che può essere di una gravità tale, di un'importanza tale, da obbligarci a saltare di schema. Noi riceviamo persone che ci chiedono di essere aiutati a cambiare. Lo aiuto a tirar fuori degli elementi della sua mappa che lo aiuteranno a risolvere il problema. Io credo che i mediatori debbano essere formati a dedicare molto spazio all'ascolto. Per noi di Equitas questa pratica dell'ascolto è fondamentale. Abbiamo detto che è un ascolto sistemico, ossia è veramente attento a tutte quelle che sono le reazioni e le interazioni e le retroazioni nel dialogo tra le parti. E l'accordo è titolo esecutivo, ha valore di sentenza e quindi risparmia alle parti davvero molti anni di giudizio. Quello che piace alle parti nelle mediazioni che io ho fatto finora è sentirsi dire non c'è una possibilità sola, ce ne sono 2, 5, ce ne sono molte e
più queste possibilità nascono, crescono all'interno della comunicazione e più le parti si sentono libere.